Ciao Bietruccosi e Bietruccosi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Javadu, il profumo indiano del paradiso che serve a profumare i capelli e non soltanto. È una di quelle profumazioni tipicamente medio orientali, è costituito da polvere di legno di sandalo, fiori e spezie. Addirittura, a quanto dice l'etichetta, è capace di trasportare corpo e mente in uno stato di meditazione profonda. Anche se è piuttosto poco, ne basta qualche briciola per profumare tantissimo. Si può sciogliere all'interno di un idrolato, basta prenderne un pizzico, lasciarlo cadere all'interno della boccetta, dopodiché agitare e vaporizzare sul corpo e sui capelli. L'ho utilizzato principalmente in combinazione con la lausonia. Quando mi accingo a praticare il rito delle Nè, svitare il tappo di questo profumo e annusarlo a distanza, sì, perché se ci si avvicina il profumo è troppo concentrato, non si riesce bene a percepire quella che è la sua essenza. Mi fa sentire proprio come trasportata in questi luoghi medio orientali, mi fa sognare tanto. Ne prendo una piccola percentuale, veramente un pizzico, e l'aggiungo all'enne. Questo continua a persistere sia durante i tempi di posa, sia durante il risciacquo, dopo l'asciugatura e nei giorni successivi dall'applicazione dell'enne. Sono contenta che Zen Store abbia creato una sua versione personale dello Javadu, in quanto all'interno dello store c'è stata in precedenza, non so se continuerà ad esserci, la versione originale di Javadu, che è molto molto più cara rispetto a questa. Nell'info box vi lascio il link per poterla acquistare e dei codici sconto che potete utilizzare sul vostro ordine all'interno del sito www.zstore.it. Grazie per aver guardato questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e lasciami un like condividendo questo video con i tuoi amici. Alla prossima, su Angela Bietrucco. Ciao!